ricercata dall'Interpol della Slovenia come i peggiori criminali per un furto di carburante commesso in una stazione di servizio nelle vicinanze di Sezana lo scorso settembre. Protagonista un'89enne padovana, l'anziana è proprietaria dell'auto che era stata immortalata dalle telecamere del distributore sloveno mentre si allontana dopo aver fatto rifornimento, un pieno di poco più di 60 euro che non sono mai stati pagati. Il proprietario della stazione di servizio ha così denunciato tutto alla polizia slovena che grazie alla targa ha individuato la pensionata 89enne padovana e ha allertato la squadra mobile euganea. L'arzilla signora ha confermato candidamente ai poliziotti padovani di essere la proprietaria dell'auto e di essere l'unica ad utilizzarla assieme al marito per raggiungere la località estera e trascorrervi brevi soggiorni. Sul mancato pagamento del rifornimento non è escluso di essersene potuta dimenticare, dichiarando agli agenti di essere in ogni caso disponibile a saldare il dovuto, se necessario anche raggiungendo nuovamente in auto la Slovenia e consegnando personalmente la somma di denaro.